Ah, amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti al consueto appuntamento settimanale con gli acquisti della settimana, materiale che mi accaparro, mi accaparrerei, mi accaparreressi, accaparrerebbe della settimana, ma anche qualche bel recupero. È una settimana dove non ci sono tantissime uscite, ringraziando il cielo o maledicendo il cielo, perché c'è questo mezzo vuoto pneumatico che si crea sempre prima della settimana di Lucca, e testimoniato anche dal fatto che alcune cose che dovevano uscire, se vedi l'ultimo numero di Ultimate X-Men, credo il 5, c'è scritto in uscita il 24 ottobre, ma in realtà il 24 ottobre non è uscito ed è slittato proprio alla settimana di Lucca. Boh, vabbè, sarà una coincidenza, chi lo sa, però insomma l'area di rarefazione c'è, quindi ci sono anche un pochino di recuperi. Recupero non è però il Detonation Island in Double Edition, Tsutomu Takahashi, non vedevo l'ora di potermelo godere tutto quanto insieme, perché tra un passaggio e l'altro, GP Panini, che okay, alla fine io mi ero perso, e questa è l'occasione migliore per poterlo recuperare. È la storia semi-autobiografica del nostro autore, in un contesto di bande di motociclisti e tensioni un po' abbastanza violenze, e che però sicuramente acchiappano, cioè, almeno a me acchiappano. La capacità narrativa poi di Tsutomu Takahashi è notevolissima, per cui il mio consiglio è quello di accaparrarvelo. Dove possibile sono ripristinate le tavole a colori, che sono di meno rispetto al numero precedente, però, fanno sempre la loro porca figura, mi dà tanta soddisfazione. Ecco, adesso che ci penso, non mi ricordo se l'ho preso la settimana scorsa il numero 4 di Ken, però mi sa di sì, mi pare di sì. Ecco, pure quella è un'edizione che dà tanta tanta soddisfazione. Poi un paio di novità, rimanendo in tema mangacio. Questo mi direte, ma tu sei scemo, scusate intanto le voci che vengono all'esterno, ma da questo lato qua abbiamo un garage e ovviamente già tanto non stanno a lavare la macchina, però evidentemente stanno socializzando in maniera molto allegra. E questa è una variant, deve uscire anche una specie di box, mi aveva detto Andrea, e siccome è un po' una semi-commedia scolastica, a me queste cose mi rilassano, ecco, un po' come quando vi dico che leggo gli Slice of Life, edizione fatta poi molto bene, vedete anche qui sono ripristinate le tavole a colori, il prezzo è 7,50. E sì, dalla copertina è abbastanza ammiccante, anche sfogliandolo ci sono delle parti un po' ecci, niente di eclatante ovviamente, un po' di Maiden così, queste vestite in tal modo, gonnellina scolastica, però più che altro mi interessa la parte romance, la parte, ecco, relazionale, chiamatela un po' come vi pare. La storia è molto semplice, ve la vado a leggere. Tsutomu Chono è un solitario studente universitario pieno di rimpianti legati agli anni della scuola. Mentre le sue giornate trascorrono vuote, entra casualmente in possesso di un bizzarro manga, che ha il potere di farlo tornare proprio all'epoca delle superiori, all'interno di sogni estremamente realistici. Inizia così una nuova vita scolastica in compagnia di ragazze con cui non aveva mai avuto a che fare. Una commedia romantica da sogno per vivere l'adolescenza. E questo è un po' quello che, bene o male, abbiamo fatto un po' tutti, no? Ah, se fossi tornato indietro nel tempo, adesso farei quello, adesso farei quell'altro, fare su, fare giù, Sono curioso di vedere come Ryoma Kitada abbia affrontato il tema. Star Comics è questo primo numero, Variant Cover Edition, 7,50, lo ripeto. Terzo e ultimo manga, invece, è J-Pop, l'abbiamo fatto vedere anche in trasmissione. Titolo, no, mi sono sbagliato, ho preso la cosa dalla Flashbook, regà, vabbè, lo faccio vedere la prossima. La copertina era quasi simile, e evidentemente nel metterlo a posto sopra l'hanno appoggiato proprio sopra la novità della J-Pop. Vabbè, e comunque era la storia di questo tizio, questo bambino giapponese che durante un volo, il volo 470 della Japan Airlines, è stato sequestrato da un'organizzazione internazionale di terroristi per la chiamiamola normalizzazione economica, no? Contro lo sfruttamento, tutte le cose così, volevano l'uguaglianza economica, contro le disparità del mercato libero, eccetera, eccetera. Ecco, sentite che è ripartito
il lavaggio da macchina. E queste persone vengono appunto rapite e assoldate, allevate con la finalità di far parte dell'organizzazione e rendergli dei servigi. Questo individuo, dopo 30 anni, riesce a liberarsi da questa organizzazione e ritorna in Giappone, ovviamente sotto mentite spoglie, nascosto, senza farsi rintracciare, perché probabilmente potrebbe fare anche una brutta fine, ma diciamo che non è uno sprovveduto, perché in un paio di scene dove lui si è mimetizzato nella realtà quotidiana giapponese, si dà da fare e si capisce che è uno che ha delle skill, insomma, notevoli, molto molto notevoli. E un recupero, eccolo qua. Questo è di Salda Press. Non potevo farmi sfuggire un altro noir di Ed Brubaker. Veramente fastidioso. Questi proprio adesso non lavano le macchine. 19,90 euro insieme a Michael Lark e Sean Phillips. C'ha già 3-4 settimane. Forse ecco appunto un bel mesetto. Introduzione Brian Michael Bendis. La edizione è sempre notevole perché tutte quante le scritte sono in ultra rilievo. E la storia è questa qua. L'investigatore privato Jack Harriman ha visto molti cadaveri e non solo per via della sua professione. Suo zio, infatti, è un famosissimo fotografo di scene del crimine, un lavoro che ti obbliga a guardare ogni giorno la morte. Ingaggiato per quello che dovrebbe essere un lavoro semplice, ritrovare una persona scomparsa che lo porterà sulle strade di Chinatown, Jack finirà invischiato in una situazione pericolosa in cui pare essere coinvolta una setta che è il culto del sesso. Andiamo a vedere un pochino i disegni, come è fatto all'interno, e questo è uno degli scopi anche di questa rubrica: farvi vedere in maniera un pochino più approfondita il contenuto degli albi, perché poi il martedì si va sempre di corsa, ma invece vedere, sfogliare, capire un pochino all'interno come può essere fatto un albo può aiutare di molto nella scelta, soprattutto per quelle persone che non si possono recare in una fumetteria e dargli una scorsa con i propri occhi sul posto. Questo è notevole e ve lo confesso, Ed Brubaker, se non è il mio autore preferito, è sicuramente nella top 3 degli autori americani. Alla fine ho ceduto un po' sul consiglio del mio amico Alessietto, perché mi ha detto che sto Blood Hunt non è niente Mario. Eccolo qua, questo albo in versione chiamiamola Red Label, cioè praticamente è una versione non censurata. E finalmente, aprendolo, abbiamo scoperto pure che cosa c'è. Sì, ci sono delle tavole in più, sono, a quanto ho potuto vedere, un paio di tavole in più. Non faccio vedere di più perché magari poi rovino la sorpresa a qualcuno all'interno. Comunque, cover ultrametallizzata. Il prezzo è un pelino alto perché sono 8 euro. E due pagine in più e una finale che cambia con sorpresa. Pa, 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 pa. E Jed MacKay, Pepe Larraz, Sara Pichelli e Marte Grazia. Questo l'inizio è proprio paro, paro, paro. Infatti, vedete la nostra Saretta Pichelli al lavoro, come vi avevo già detto l'altra volta, come si dice, è in un'ottima forma. E niente, la curiosità di vedere che cosa cambiasse all'interno ha fatto sì che io me lo acchiappassi e lo sbustassi. Sempre americani, proseguiamo con il terzo numero di Ultimates, anche se il 2 lo devo ancora recuperare in lettura. Prezzo 3 euro, Camp Frigeri e Blee. E poi questo, sto proprio indietro indietro indietro, avevo detto pure la volta precedente, probabilmente aspetto pure il TP cartonato per poi riaffrontare la lettura. Altro recupero sempre in stile noir, sempre Salda Press, New Burn. Questa volta abbiamo Chip Zdarsky, che stavo sentendo in giro. È probabile che faccia scadere il suo contratto con la DC, comunque è probabile che abbandoni il buon Batman. Non ho capito se per motivi che non ha gradito molto il cambio di editor durante la sua run o cose del genere. Comunque qui
ci presenta questo noir insieme al figlio di Sean Phillips, Jacob Phillips, volume 2, che mi pare fosse, che mi pare sia l'ultimo, a dire la verità. La storia, se non ricordo male, è di questo individuo che era un po' un factotum di famiglie malavitose, ma alla fine si ritrova un attimo fregato, si trova in mezzo a un po' troppi fuochi incrociati e deve riuscire a cavarsela. Vediamo un po'. Il tempo sta per scadere per il detective privato Easton Newburn. Dopo aver lavorato anni per le famiglie criminali di New York, le gang hanno infine deciso di eliminare la loro più grande risorsa. Ecco, appunto, era finito in un guaiaccio. Solo la sua protetta Emily potrebbe salvarlo, sì, perché durante il primo albo lui si tira appresso una ragazza che era finita in uno dei casi che doveva risolvere, ma lui ha visto in lei delle potenzialità e se n'è preso a cuore. Scritto al premio Eisner Chip Zdarsky e disegnato da Jacob Phillips, è il capitolo finale, sì, allora mi ricordavo bene, della serie noir dove si incontrano due capisaldi della cultura pop mondiale, Sherlock Holmes and The Wire. Bello, sì, in The Wire ce lo vedo proprio tantissimo. Andiamo a farvi vedere un po' il genere di disegno di Jacob Phillips. A me piace molto, essenziale, con questo colore semi-tinteggiato acquarellato. Ha sicuramente una resa efficacissima. Le atmosfere sono appunto dipinte in modo eccellente. Eccolo qua, ed è assolutamente stra consigliato da parte mia. Adesso non so come sarà il finale, ma il primo volume lo consigliai già all'epoca e mi sento di farlo quasi a scatola chiusa. Il prezzo è di 21 euro. Poi ci sono una tripletta di cose che abbiamo già visto in trasmissione, quindi approfittiamo l'approfondimento. Approfittiamo l'approfondimento, approfittiamo per approfondire. Swamp Thing, le radici del terrore. E qui ci sono svariati autori che si dilettano a rendere omaggio a questa creatura dell'universo DC al prezzo di 22 euro. Troviamo veramente tantissimi autori interessanti, da Tom King, Brian Azzarello, Tim Seeley, Kelly Jones, chi più ne ha più ne metta. E la parte che arricchisce e impreziosisce di più questo albo è sicuramente il finale, dove vediamo anche delle tavole nude e crude. Andiamo a farvi vedere il più possibile. Eccolo qua, dopo il soffione boracifero che puliva la macchina, adesso c'è anche lo spolveratore ad ultrasuoni, lo potete sentire. Una potenza devastante, io veramente, cioè, una puntata più sfigata di questa non si poteva trovare. Ecco, deduco che sì, questo è Kelly Jones. Mentre Riccardino passa, potevi anche farci un saluto. Qua abbiamo anche dei pezzi, cioè dei bei pezzi di sceneggiatura, un po' come Pal. E qua, eccolo qua, Swamp Thing, guardate. Swamp Thing, io direi che è proprio fa una piega. Oltre alle sceneggiature, ecco qua un po' di lavori e illustrazioni di Kelly Jones, altre sceneggiature, ma poi c'era, ecco, guardate che bello qua, Jason Fabok, spettacolare. Ecco, le tavole viste così sono veramente goduriose, guardate che belle, è veramente, ecco qua, ho beccato pure Capullo, che bellezza. Queste ti fanno capire, fanno apprezzare ancora di più il grosso, grosso lavoro che c'è dietro la creazione di un fumetto. Molto, molto bello. Per 22 euro anche questo, secondo me, è caldamente consigliato. E nuova edizione anche per Witches. Questa volta ci spostiamo su Scott Snyder, una certezza ormai nell'ambito del fumetto americano, affiancato da un grandissimo come Jock. Non ricordo chi mi stava dicendo, vabbè, Jock in questo è, ma invece secondo me qui Jock fa proprio un lavorone molto molto bello. Mi piace tanto anche questa colorazione quasi quasi psichedelica. Guardate qua che resa. Io lo trovo eccezionale. Un racconto che rivisita il mito della strega. Guardate qua, sempre da questa sensazione onirico-psichedelica che
trovo molto 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 interessante. L'albo è tutto così, è un volume unico. E Stephen King dice: meraviglioso, un trionfo. Se lo dice Stephen King, e ci sono i 6 numeri più uno special, mi sembra. Sì. E quando la famiglia Rook si trasferisce in quella che sembra una normale cittadina della sonnolenta provincia americana per sfuggire a un trauma passato e nella speranza di poter ricominciare da capo, si ritroverà invece sprofondata in un raccapricciante incubo che sembra non avere fine. C'è qualcosa tra gli alberi che circondano la casa dei Rook che li sta spiando, qualcosa di molto antico, qualcosa di molto affamato, qualcosa che li stava aspettando. Sempre eccellente, come ho detto prima. Anche l'esterno dell'albo, oltre alla quaglia interna, è veramente il top. E qui non so se volete fare una strenna natalizia anticipata o aspettare il Natale con questi bellissimi fiocchi di neve. Abbiamo Human Target di Tom King e Greg Smallwood, opera che, come diciamo, si è beccata ben 2 premi: si è preso l'Eisner Award e si è presa anche il Gran Guinigi di Lucca. Ci sono tutti e 12 numeri più uno speciale. All'interno 42 euro. Human Target deve risolvere il suo stesso omicidio. Christopher Chance è il bersaglio umano, impersona i propri clienti per stanare e neutralizzare i loro aspiranti assassini. Ora però un attentato imprevisto l'ha reso vulnerabile, costringendolo a risolvere il suo stesso caso di omicidio. Gli restano 12 giorni per scoprire chi voleva eliminare il suo cliente con un veleno ad azione lenta. E c'era dentro anche un racconto molto interessante che mi pare diceva che la storia è nata sotto la pandemia. E aspettate un attimo, meravigliosa etica, il domani, tutto, molte cose, niente, non mi ricordo dove l'ho letto, però mi sembrava dicesse ciò. E alla fine abbiamo tutte le copertine. E la differenza tra i 2 volumi precedenti e questa, a parte il formato, è pressoché nulla perché non c'è appunto nessun contenuto in più, però si risparmiano dei soldini perché questo è 42, mentre con l'altro si sforavano i 50 con i due volumi. Guardate che bello qua, Greg Smallwood c'ha veramente la mano caldissima, secondo me. Guardate questi effetti, quasi che alterna da una televisione tipo anni 60 fino al fumetto moderno attuale, eccezionale. Parte anche un pezzetto di Montacarichi. Oggi i rumoristi ce li abbiamo tutti quanti, manca un upupa e probabilmente anche un pappagallo, un ornitorinco anche, dai, eccolo qua. Molto molto bello. La puntata dei rumori della città finisce in questo preciso istante. Abbiamo fatto 18 minuti di rumorismo puro, oltre che di umorismo. Spero di avervi tenuto compagnia anche oggi, di avervi consigliato del bel materiale. Fatemi sapere se vi ho stuzzicato un pochino la fantasia e se acquisterete qualcosa dei volumi testé presentati. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Peace.